a un passo dalla finale contro un rivale tosto, nella prima di due sfide che possono indirizzare la stagione. Stadio Papa di Cardito, buonasera da Giulio Alfano e benvenuti ad A Fragolese Putiolana. Il pallone comincia a rotolare, inizia la semifinale di ritorno. Cerca direttamente la prima linea, gran pallone per Palumbo, il destro! Praiola la tiene! Ricomincia Mariano Ricci, gran pallone in verticale per Fava, in fuorigioco però. Lieto alza la testa e fa partire il traversone. Ferrara gli scappa, arriva Fava! È a Fragolese in vantaggio. 1-0 per i padroni di casa, ne approfitta il bomber ex Udinese. Rivediamo, Ferrara la tocca con la coscia involontariamente. Fava ringrazia e punisce. De Marco traiettoria a rientrare di testa, Follera largo. Se acabò la prima metà è 1-0 a Fragolese, ma la partita è ancora lunga. Il pallone ricomincia a rotolare in bocca al lupo ai tifosi Granata. Servito Autieri, tradito dal primo controllo. Mariano, poi Fava, va largo da Murolo, fuori gioco. Murolo può avanzare il taglio di Sogno. Servito, Sogno, tu per tu, ipnotizzato da Ferrara che si riscatta. Mariano riceve Murolo che va da Fava, il destro! Ancora lui, ancora Dino Fava, il veterano, segna il gol del 2-0. Bello il movimento di Murolo, morbido il suggerimento per Fava, che non perdona. Parte Marzullo, palo! Poi sulla respinta Fava. Surplus, ancora Fava, doppio passo, sinistro, alto di poco. Se acabò il partito, vince la Fragolese per 2-0 con doppietta di Fava da parte di Giulio Alfano. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con la programmazione di Planet Web TV. Dobbiamo dire complimenti, quanto rammarico però. Sì, no, effettivamente tanto, perché la partita aveva preso una grande piega, siamo stati il primo tempo padroni del campo, purtroppo ci sono stati due episodi che ci hanno un po' condizionato e si sa, queste partite di Coppa diversamente dal campionato, un episodio possono cambiare un pochettino le sorti, l'andamento, anche diciamo, l'approccio negativo positivo se questi episodi possono girare dalla tua parte o contro di te. Purtroppo oggi è girato contro e c'è il rammarico perché la squadra comunque oggi ha dimostrato ancora una volta la sua forza. Forse dopo il primo gol che abbiamo subito c'è stato un po' un calo mentale più che fisico e tecnico, però ci può stare, ripeto, non bisogna colpevolizzare assolutamente nessuno, però quell'episodio forse ci ha un po' tagliato le gambe. Resta il campionato e domenica c'è il big match di nuovo qui a Cardito con la Fragolese. Sì, chiaramente adesso andiamo a casa un po' rammaricati perché ci sta, dopo un bel cammino anche in Coppa, uscire in questo modo non è bello, però è chiaro che da domani inizieremo a pensare al campionato. Non dimentichiamo che siamo in testa, non dimentichiamo che questa squadra ha fatto un percorso favoloso e questo è quello che voglio dire ai ragazzi, che ho detto ai ragazzi a fine partita, di alzare la testa, di andare avanti e pensare alla partita di domenica, che per noi è molto importante per continuare quello che stiamo facendo di buono in campionato. Sono arrivati anche dei calciatori dal mercato, li svincolate, li presentiamo. Sì, è arrivato Napoletano, un attaccante che stava in Emilia, è arrivato all'ultimo momento Scibilia, un ragazzo che giocava a Cassino, Danilo, e Petricciuolo, che è un esterno di difesa sia a destra che a sinistra. Sono tre giocatori che hanno un bel profilo tutti e tre, e chiaramente hanno bisogno di tempo, perché ho visto oggi Scibilia,
ho tentato l'ultima mezz'ora di metterlo dentro, anche se non sapevo la sua condizione, effettivamente non sta ancora bene, però sappiamo il valore importante di questo giocatore, lo metteremo in condizione per poterci dare una mano, come faremo con Napoletano e Petricciolo. Al di là del big match di domenica, la stagione è lunghissima. Sì, assolutamente, noi dobbiamo andare avanti, con orgoglio, con grande fiducia, e soprattutto sapere che noi stiamo facendo un campionato importantissimo, una stagione importantissima. Non bisogna abbassare la guardia, dobbiamo fare ancora di più gruppo in questo momento dopo una sconfitta che brucia, però sappiamo anche il nostro valore, sappiamo che oggi l'abbiamo dimostrato, e questa è la cosa più importante, che la squadra è viva, la squadra ha grande capacità, e sicuramente ci faremo trovare pronti domenica in campionato e per il prosieguo.